Fra le tante iniziative ideate per ricordare la figura di Don Albino Luciani, del quale si sono recentemente festeggiati i 40 anni dalla sua elezione a pontefice, avvenuta il 26 agosto 1978, vi è anche quella del Centro Culturale Italiano Giovanni Paolo I di Garbagnate Monastero in provincia di Lecco, ossia il primo concorso di poesia aperto a tutti dal titolo Don Albino Luciani 40 anni dopo, al quale è possibile partecipare con massimo 3 componimenti inediti dedicati a quello che la storia ricorda come il Papa del Sorriso dalle sue origini alla figura papale. Le opere dovranno essere inviate al Centro Culturale entro il 31 gennaio 2019. Un'apposita giuria selezionerà poi i 3 elaborati migliori. Va ricordato che il Centro Culturale Italiano Giovanni Paolo I è attivo da 10 anni su tutto il territorio nazionale ed è stato istituito con lo scopo di ricordare la figura di Sua Santità Papa Giovanni Paolo I. Il Centro Culturale studia la figura di Don Albino, organizza giornate di preghiera e riflessione sui suoi scritti, trasmissione via radio e conferenze con l'obiettivo primario di far luce non tanto sul breve pontificato sulle circostanze della sua morte, quanto all'enorme suo operato in 65 anni di vita, come uomo, come sacerdote, come vescovo, come patriarca di Venezia, come cardinale e infine come pontefice.